Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60fps su PC. Nello scorso episodio eravamo entrati nelle profondità di Legno Marcio e avevamo fatto una buona parte della mappa, in realtà al 57% l'abbiamo già completato, questa era l'entrata. Abbiamo acquisito poi una nuova abilità, Bagliore, che ci permette di attraversare l'oscurità senza aver bisogno delle lucciole o di altro per arrivarci. Quindi noi ora potremmo finalmente arrivare qui. Detto ciò, per farlo direi di quasi quasi teletrasportarmi qua, vai. Così almeno non devo rifarmi tutta la strada all'indietro, che è anche un po' inutile. Anche se forse potevamo trovarci dei potenziamenti, ma lasciamo stare. Eccoci qua. Ora possiamo effettivamente esplorare questa zona con più calma. Ecco qua. Come vedete qui non si può andare. E qua bisogna per forza... Si sta tornando indietro effettivamente, quindi... Ecco qua. Sarei dovuto andare dall'altra parte, però era chiuso. Era chiuso, quindi dobbiamo andare di qua. Devo fare così. Eia! L'energia intanto si sta... niente, è andata. Abbiamo perso l'energia. Sapete che forse avrei fatto bene a non teletrasportarmi? Ok, suicidiamoci. Sì, avrei fatto sicuramente bene a non teletrasportarmi. Perché là ero messo in una posizione decisamente migliore. Mannaggia a me che non mi sono fidato del gioco. Il gioco ha sempre ragione. Sappiatelo. Vabbè. Ho fatto una cavolata e ne sto pagando tantissimo le conseguenze. Anche perché effettivamente non mi ricordo di aver mai fatto un percorso di questo tipo a ritroso. Ok, andiamo così. Via l'energia. Dammi quel cristallo, grazie. Ora l'energia inizia ad essere assolutamente fondamentale. Becca. Ed ora si può scendere però. Si può scendere e andare a destra. Cosa che prima non potevamo fare, perché saremmo stati inghiottiti dalle tenebre. Sì, vabbè, però sono pure rimbecillito io. Più su. Ecco qua. Ok, anche questa è chiusa. Quindi l'unica strada che ci rimane è questa qui. Dobbiamo scendere di nuovo. Qui. Togliamoci un po' il bagliore per recuperare anche un po' di energia. Questi sono ottimi per recuperare energia. Sono proprio fatti apposta. Ed ora da qua possiamo innanzitutto prendere quella cellula di energia volendo e andare poi a destra. Direi di farlo. Direi di appunto prendere... la cellula di energia. Come vi dicevo nello scorso episodio, avrei dovuto fare un po' dei trick strani per prenderla. Mentre qui ora siamo in una zona completamente nuova. Scendiamo. Prendiamo dell'energia. Questi li ammazziamo perché ci possono dare dell'energia. Ok, prendiamoci dell'altra energia. Il gioco è molto generoso di energia in questa fase, perché sa che senza energia saremmo morti. Ora, dobbiamo andare su di qua. Sia benedetto lupo con le sue mappe, eh. Ok. Ora possiamo tornare indietro e aprire lo shortcut, cosa che direi di fare. Allora, tu becca. Oppure tu, muori. Il bagliore fa anche danno, ricordatevelo. Fa danno ai nemici.
Qui, oltre allo shortcut, abbiamo anche un nuovo seme misterioso per il nostro Thulei. Ed ovviamente lo shortcut per tornare indietro. Prendiamoci l'energia. Dai, prendila, bravo. Curiamoci anche, già che ci siamo. Ed ora possiamo salire. Mi serve quello per salire. Ok. Ecco fatto. Ora siamo su. Di qua non c'è nulla. Però c'è il modo per passare. Esattamente. Ed eccoci arrivati. Apriamo ovviamente lo shortcut prima di avanzare di là. Ecco fatto. Andiamo già che ci siamo a salvare. No, voglio semplicemente ritirare il mio bagliore. Esattamente. E salviamo. Ora, io vi anticipo che là ci sarà una boss fight, quindi prepariamo i frammenti in modo da avere quelli utili per una boss fight. Quindi raccolta di luce non ci interessa. Spericolato sì. Catalizzatore potrebbe interessarci. Salto triplo no, non particolarmente. Ci serve più danno, quindi ci serve il slancio spirituale. E potremmo mettere... Vediamo un po', eh. Non penso di usare delle armi a distanza, penso di combatterlo corpo a corpo. Potremmo mettere spina. Resettiamo il danno corpo a corpo che ci fa la creatura. Oppure potremmo ricevere meno danni. Facciamo spina, dai. Ok. E andiamo. Via! Non mi ricordo più che combo fa questo. Non mi ricordo più adesso combo. Ah! Via! Impazzito! O impazzita, è una femmina, ve lo anticipo. Vai, spara. No, non spara. Via. Aia. Infame di un ragno. Guardate quanta vita ha, tra l'altro. E abbiamo anche tutti i potenziamenti che ci... Cioè, con tutti i potenziamenti che ci siamo presi, eh. Ha tutta questa vita, lei. Ok. Ora possiamo... Ah! Evitare quel raggio proprio usando il rampino. Lei chiama a raccolta i suoi ragnetti infami. Via i ragnetti, assolutamente. Usiamo di nuovo il rampino perché sta per fare il raggio della morte. Quella è una finestra gigante per attaccarla, eh. Aia. Mi ha tirato sotto. Ah! Un altro raggio della morte, non me l'aspettavo. Curiamoci. Questi li possiamo rispedire. Però da qui è un po' difficile, è una colazione un po' strana.
No, sono stato colpito 350 volte. Altro raggio della morte. Ok. Curiamoci. E andiamocene. Perché in questo gioco ci sono delle fasi di fuga durante le boss fight. Pazzesco. No! Allora, fortunatamente il gioco non è stronzo. Quindi se morite in una delle due fasi, vi fa ripartire da quella fase lì. Cioè vi mette dei checkpoint intermedi. Perché Ori è sì difficile, ma non è stronzo. Ricordatevelo. Ma dai! Rifacciamolo, rifacciamolo. Dovevo essere più veloce lì. Tra l'altro c'è un obiettivo per uccidere questa boss fight senza prendere nessun danno. Sappiatelo. C'è qualcuno che l'ha fatto. Ok, qui abbiamo un cristallo di energia. Ed eccola di nuovo Mora. Ok, questi come detto li possiamo rispedire contro e fargli un botto di danno. No, mi hanno ucciso. Però per fortuna di nuovo si riparte da qui. Non ha funzionato. Ok, questo presa. 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 E presa. Un altro? Ok, se non evoca i ranietti è molto più facile. Aia. Che botta. È buio. No, non ho fatto tempo ad attivare il bagliore. La contraerea è pronta. Presa. Ok, bagliore. Oh no. Ma do come l'ho counterata. Aia, che male. Dai che è quasi morta. Eccola di nuovo. Che spara. Ok, uccisa.
Nuovo fuoco fatuo trovato. Occhi della foresta. Missione completata, sconfiggi Mora. Abbiamo battuto Mora il ragno. Non l'abbiamo ucciso però. Per lei c'è stata una redenzione. I piccoletti hanno sigillato l'accesso alle profondità? Molto bene. È un bene, anche, che ti abbiano mandato a recuperare la luce che ho rubato quando non ero in me. La luce appartiene ai luoghi in cui può brillare forte. Lascia queste ombre alla muffa e ai ragni. I miei piccoli sono stati troppo a lungo senza la loro madre. Presto anche il più giovane sarà cresciuto e dovrà abbandonare la tela. La strada per raggiungere la superficie è aperta ora. Potete andare ovunque vogliate. Ok. Possiamo anche parlare con il ragnetto, in realtà. Questo qui. Ne siamo tanti! Ma la mamma dice che non fa preferenze. Sarebbe comunque difficile scegliere e siamo tutti uguali. Ok. Vediamo cosa c'è qua su. Nulla di particolarmente interessante, a parte un quadro praticamente. Cioè, guardate che bello. Assurdo. Possiamo parlare anche con questo ragnetto? L'oscurità ci circondava. Non ricordiamo altro. C'era solo l'oscurità e la mamma. La luce ci spaventa un po'. Anche tu avevi paura della nostra oscurità? Eh beh, questo ci fa capire comunque il dualismo che c'era anche nel primo capitolo di Ori. Creature della luce, creature dell'oscurità. Ma non creature buone e creature cattive. La mamma ha detto che chiuse il cancello per proteggerci. Qualcosa venne giù dal cielo, cambiava tutto ciò che toccava. Non risparmiò neanche la mamma. Ma ora è tornata in sé, grazie a te. L'abbiamo corcata di botte ed è tornata in sé, giustamente. Bene. Allora. Anche le profondità di Legno Marcio sono state completate, non al 100%, ovviamente, ci manca ancora tutta questa zona, compreso il tempio del combattimento che si trova qui in fondo, e altri vari potenziamenti che ci siamo lasciati alle spalle. Ma direi che per adesso è abbastanza. Nella prossima puntata affronteremo un'altra zona. Questo cos'è? Ah, il serretto che conduce ai laghi di Luma. Sì, esattamente. Un'altra zona principale, i laghi di Luma, che saranno una delle zone più belle a livello visivo e anche musicale che voi possiate mai trovare in una zona, in un videogioco. Sappiate che io intanto mi teletrasporto già qua. Sappiate che è talmente bello. Tra l'altro ho sbagliato a teletrasportarmi, non fateci caso. Cioè, mi teletrasporto subito da un'altra parte. È talmente bello che è un livello acquatico in un videogioco in cui non ti viene voglia di morire. Perché solitamente i livelli acquatici nei videogiochi sono proprio brutti. L'accesso ai laghi di Luma potrebbe essere da un'altra parte. No, è giusto qua, ok. Non mi ero sbagliato. Salviamo. E per questa puntata è tutto. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!